a tutti, eccoci alla prima video intervista del Quinto Elemento. In questo periodo di quarantena abbiamo cercato di contattare autori famosi, amici del nostro negozio, per iniziare una serie di interviste e scoprire di più sui nostri autori preferiti. Oggi parliamo con Tommaso, che è un Ciao. amico del Quinto Elemento di vecchia data, e io inizierei proprio col raccontare perché io e te ci conosciamo, perché è una storia divertente. Sì, è divertente perché, beh, dai, potresti raccontare te forse dal tuo lato. Diciamo, dal mio lato funziona così, che parecchi anni fa, diciamo, ormai stavo cominciando a presentare il primo prototipo di Barrage, cioè un gioco a casa, diciamo così, e lo mandai a varie case editrici, in particolare a una dove lavoravi tu, se non ricordo male. Esatto. E insomma, tra l'altro all'epoca ero abbastanza inesperto, abbastanza, come dire, diciamo disorientato, come si può essere all'inizio, insomma, con le prime cose, tutto quanto, quindi aspettavo con molta ansia, diciamo, queste prime risposte. E la prima risposta che ho avuto è stata proprio la tua, perché facesti una prima, diciamo, cernita, penso, Esatto. A me era piaciuto l'editore. subito il gioco. Mi ricordo che la cosa che mi aveva colpito di più era questo utilizzo della mappa e della risorsa condivisa, no? Che poi è la particolarità, credo, del gioco in assoluto. E ti scrissi dicendo che c'erano, secondo me, alcune cose che andavano modificate. Poi direi che per come è L'abbiamo andata modificata. sono state modificate molto, 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 molto bene. E mi ricordo la cosa più divertente è stata quando ci siamo rincontrati per la prima volta di persona, che è stata un'idea G a Roma, se non ricordo male. Sì, probabilmente. Esatto, che tu, come hai sentito il mio nome, hai fatto: ah, tu mi hai mandato la prima mail di risposta per Barrage. Sì, poi il tuo nome lo ricordavo appunto perché poi, insomma. Tra l'altro poi appunto, poi avevo cercato di contattarti dopo, poi tu avevi smesso di lavorare lì, quindi poi non ci Sì, avevamo più sentito. ero andato via, ero diventato negoziante e lo sono tuttora. Allora, io Ed eccoci qua. inizierei, ed eccoci qua, farei una specie di piccolo gioco con te, ovvero ti vorrei chiedere di descriverti con tre parole e partiamo poi da lì. Allora, guarda, una cosa, ti do tre parole, ti dico Paolo, Mascia e Orsa. Allora tu dirai che cosa sono queste tre Ok. parole. Sono i miei tre cani che ho da circa un anno. Perché sono rappresentativi, insomma, diciamo, perché è stata una cosa molto inaspettata, perché io poi insomma, non ho mai avuto cani prima Ok. d'ora, anzi avevo gatti, come forse si è notato dal personaggio Dall'immagine di Barrage. esatto. E invece ci è capitato un anno fa di trovare questi orfanelli, questi tre cani che mi hanno un po' cambiato la vita, insomma. Poi, quindi l'ho preso un po' come esempio di è una cosa, cioè, mi capita spesso di fare un po' di botte di testa di questo tipo, cioè cambiare all'improvviso situazione. Adesso, oltre ai due gatti, c'ho anche tre cani, quindi insomma, tutto d'un colpo. Quindi, Ok. Ok, anzi, no, cinque, la tanto quando fattoria è è completa, diciamo. completa, assoluta. Infatti, il prossimo gioco ci devono stare tre cani, invece, o in Ok, aggiunta, insomma. e proprio a proposito dei giochi ti chiederei come nasce la tua passione per i giochi da tavolo, no? Perché penso che poi ognuno di noi, che sia giocatore, autore, negoziante, abbia un momento nel quale questa passione nasce. Per me, per esempio, è nata quando ero piccolo e giocavo con mio fratello a HeroQuest, e mi ricordo che, per esempio, durante la guerra del Golfo io abitavo all'estero e mio fratello, un po' per nascondere questo pericolo della guerra, la paura perché mio cognato è stato nel Golfo, iniziò a creare un gioco da tavolo sugli aerei e su tutto quello che si sentiva in televisione per sdrammatizzare, no? un po' la situazione. E quindi la mia passione, per esempio, è nata lì, è stata un po' sopita nel tempo e poi è rifiorita successivamente. Per te, invece, com'è stato? Beh, guarda, è una cosa insomma, un po' simile a un po' tutti quelli della mia generazione, nel senso che da ragazzo giocavo molto, soprattutto a giochi di ruolo, soprattutto Dungeons & Dragons, perché era insomma, il gioco di ruolo padre di tutti i giochi di ruolo. Facevo il Dungeon Master, quindi insomma già un po' mi piaceva inventare le cose e tutto quanto. Giochi, sì, diciamo che per come si fa da ragazzino, un po' ne inventavo all'epoca, ma in questo ruolo qua. Non avrei mai pensato di produrne proprio, diciamo, né di farli, diciamo, professionalmente. Però mi sono sempre piaciuti questo tipo di giochi, insomma, quelli classici della prima epoca, anche io giocavo HeroQuest,
a Dungeon Quest, mi piaceva molto, mi piaceva tanto, insomma tutti i classici dell'epoca. Poi devo dire che ho allentato un po' il tiro sui giochi e tutto, e praticamente, diciamo, mi si è riaccesa la passione con il gioco moderno, quindi ho ricominciato a giocare più o meno una quindicina di anni fa, a rigiocare parecchio. E poi da lì c'è stata una situazione, un'occasione un po' particolare, perché mi ero trovato a cambiare lavoro, le cose tutto quanto, avere molto tempo da parte, e quindi ho deciso di mettermi un po' a studiare proprio, per poter fare un gioco per conto mio, insomma. Quindi è capitata, ci sono state anche delle situazioni, perché, diciamo, è una cosa che richiede molto tempo, insomma, come te immagino sai, e quindi per fare le prime cose mi ci voleva la testa completamente sgombra, insomma, quindi quel periodo era perfetto e ho cominciato a far così. E poi niente, quindi gioco e fare giochi sono diventati un po' la stessa cosa, sia giocare e fare giochi, insomma. Beh, credo che comunque una delle componenti fondamentali per creare un buon gioco di ruolo sia provarne tanti, no? Un gioco da tavolo, scusa, sia provarne tanti. E per vedere meccaniche diverse, provare, riprovare eventualmente cosa può andare o non andare nel proprio gioco, perché poi alla fine, a meno che qualcuno tira fuori qualcosa di completamente innovativo, no? Penso per esempio, non lo so, la cosa che mi viene sempre in mente come innovazione grandissima, penso alle ruote di Tolkien di Luciani, che tu conosci bene, perché sono una cosa talmente diversa dal solito, no? Che spiccano particolarmente. Però, se no, sono meccaniche prese, riprese, modificate e riintrodotte in una, come si dice, magari in un altro contesto. Sì, è vero. Io, tra l'altro, rispetto magari ad altri autori con più esperienza, le cose che hanno potuto provare di più anche i giochi, diciamo, del primissimo periodo, proprio io magari adesso li ho rigiocati tempo dopo, insomma, però ci sono autori magari anche anagraficamente un po' più grandi di me che hanno fatto proprio tutto quanto il percorso, diciamo, del gioco nuovo fin dall'inizio. Devo dire che sì, bisogna provare molti giochi, sicuramente io ne provo pochi paradossalmente di giochi, diciamo, editi, e quasi gioco più a prototipi che a giochi. Sembra una, diciamo, una battuta, però nei fatti è così, cioè nel senso mi capita molto spesso di provare prototipi o con altri, soprattutto prototipi di altri, cioè di altri autori e tutto quanto, e quello paradossalmente è altrettanto formativo che provare un gioco nuovo, insomma, perché ti trovi di fronte, diciamo, alla scatola smontata, quindi è come se vedessi una macchina col cofano aperto, capito? E quindi puoi studiarne proprio l'essenza immediatamente, come un po' ti capita poi di fare anche con i giochi edit, insomma. Sì, guarda, la mia prossima domanda infatti era proprio quello, cioè qual è l'approccio di un autore a un gioco di un altro autore quando lo prova? Perché più volte ne avevamo parlato in passato quando ci siamo incontrati e mi hai sempre detto che da quando sei diventato autore è un po' cambiato il tuo approccio a un gioco, no? Non lo riesci più a giocare con quella spensieratezza, diciamo, da prima partita, ma diventa subito un perché questa meccanica, perché questa scelta. Sì, diciamo che nel mio caso non è proprio così forte, però vedo per esempio altri autori che un po' hanno questo, diciamo, questo problema, tra virgolette, nel senso che in effetti capita che tu magari non ti godi neanche la partita, perché se giochi magari, ecco, giochiamo con altri autori e subito ci mettiamo a parlare del gioco, nelle sue meccaniche, come se fosse un playtest, ecco, diciamo, invece che sul gioco. Quando giocavo, diciamo, e basta, oppure all'inizio, certo, giocavo magari con più spensieratezza, magari anche, ma non tanto per spensieratezza, più che altro giocavo molto, tante volte, anche allo stesso gioco più volte. Cioè, invece adesso mi capita spesso di giocare a più giochi per poche volte, perché più la voglia di provare tante cose diverse piuttosto che il gioco in sé. Poi, insomma, è chiaro che rimane anche la passione del gioco, certo, quello che capita. Però sicuramente, ecco, insomma, quasi preferisco fare una partita a un gioco completamente nuovo o a un prototipo addirittura, che magari rifare una partita a un gioco che ho già giocato, paradossalmente. Un po' per quel motivo lì. In questo periodo di quarantena, allora, mi viene di chiederti che cosa hai giocato, se hai giocato qualcosa. No, guarda, sto giocando abbastanza. Non pensavo, però, perché siamo in due qua, quindi giochiamo giochi che si possono giocare in due. Ho giocato molto alle Taverne di Valfonda,
che mi piace molto, Cavern of Tiefenthal. Poi ho provato, che avevo comprato ma non ci avevo ancora giocato, Paladini del Regno Occidentale, che della serie è sicuramente quello che mi è piaciuto di più di tutti, cioè quello che mi sembra più solido dal punto di vista del gioco, mi è piaciuto molto. E poi insomma un po' i classici che gioco, cioè a me piacciono molto i giochi di Rosenberg, soprattutto quelli polimini, quindi gioco spesso a quei tipi di giochi là, abbiamo giocato un po' da Azul, ecco, insomma, facciamo giochi sia leggeri che pesanti, insomma. Paladini è insomma abbastanza tosto, però... Allora, a proposito di Paladini, mi viene in mente una cosa da chiederti. L'autore di Paladini, no? Scusa, no, l'autore sì. di Paladini, di Taverne di Valfonda, che è un autore che ha fatto giochi... Mi lascia un po' strano, perché è un autore che ha fatto giochi completamente differenti l'uno dall'altro, no? Penso che lui ha pubblicato The Mind, ha pubblicato The Game, che sono giochini di carte, poi ha tirato fuori cose tipo Le Taverne di Valfonda, e adesso non mi vengono in mente gli altri. Comunque, la cosa particolare è che ogni suo gioco non ha meccaniche che ritornano, che si ripetono, è sempre completamente differente, per cui ha spaziato, mentre ci sono degli autori che si specializzano, no, in un settore, cioè penso a Rosenberg. Beh, la vedo difficile a Rosenberg fare un party game vero e proprio, no? Cioè, ci sarà sempre qualcosa di meccanico nei suoi giochi. E quindi, guardando quello che hai fatto tu, penso a Barrage, e adesso hai fatto l'ultimo gioco, no, su Kickstarter, che è Day. Sì. Come si concilia questa cosa in un autore? Cioè, passare da meccaniche completamente differenti, generi differenti, è stato difficile per te? Com'è stato il processo? Ma diciamo che secondo me dipende un po' da come uno lavora normalmente. Ecco, se uno vabbè, insomma, io poi sono relativamente alle prime armi, insomma, nel senso, quindi posso sperimentare anche in campi diversi. Anche se poi in realtà sì, sono giochi molto diversi i due che sono usciti, però sono tutti e due in un certo ambito, comunque, diciamo un ambito comunque German di controllo, anche se uno è proprio un gioco economico, l'altro è più un gioco di maggioranza, di aree, quindi è un po' diverso. Io ammiro molto il fatto di saper passare da un genere all'altro con facilità. Credo che sia indispensabile per un autore, diciamo, che vuole fare un po' l'autore anche professionista in un certo senso, perché in qualche modo poi conosci più giochi, hai più pratica. Per esempio, per dire Simone, no? Simone è un autore, a parte vabbè, che non però è uno che ha spaziato tantissimo. Cioè, lui prima faceva giochi anche più piccoli, più leggeri, poi ha fatto giochi intermedi, poi ha fatto gioconi come Zolkin, come Marco Polo, insomma. È uno che sa giocare, sa creare tutto. Per esempio, lavorare con lui è stato molto bello perché con lui puoi parlare di qualsiasi tipo di gioco, cioè gli parli di qualsiasi idea, lui ti sa parlare di quel gioco. Ci sono autori che sono più, diciamo, settoriali, vabbè, a parte io, cioè, sono quelli che conosco come, diciamo, col fruitore dei loro giochi, perché se ne riconosce lo stile, insomma, come dicevi te, Rosenberg, o come si può riconoscere lo stile di un altro autore. Però anche, diciamo, quelli che conosco, magari mi capita di vedere, sì, quelli hanno una tipologia, un modo, un approccio che in effetti poi li porta più verso un gioco che verso un altro. Poi c'è da dire che alla fine un autore deve fare giochi che gli piacciono, cioè quindi se è un po' simile a, cioè se tu come giocatore sei settoriale, probabilmente anche come autore tenderai a essere settoriale, insomma. Sì, Penso, insomma, diciamo un po'. assolutamente, Io per quello. esempio no, non gioco molto a giochi American, quindi mi verrebbe molto difficile riuscire a progettarlo. Mi piacerebbe perché sarebbe, diciamo, un di più nell'esperienza, nel costo quanto, però ecco, non sarebbe nelle mie corde di primo acchito. Guardando Day dall'aspetto sembra proprio American, però, eh? Quindi almeno nell'aspetto, dai, uno l'hai fatto. Guarda, quello è stata un'esperienza un po' particolare proprio da questo punto di vista, nel senso, se vogliamo, è stata anche una questione, insomma, sul gioco, perché il gioco può sembrare un American, diciamo, classico, anzi, può sembrare un gioco di combattimenti, può sembrare un gioco di... In realtà, appunto, è un gioco abbastanza solido dal punto di vista delle meccaniche di tipo German, perché le maggioranze sono molto controllate, non ci sono attacchi distruttivi, anzi, rispetto ai giochi di maggioranza è un gioco particolare perché ha una maggioranza che si verifica immediatamente, non a fine turno, quindi insomma ha una serie di particolarità che poi sono appunto, come dicevo, sono quelle che interessano a me perché magari per esempio certe volte a me nei giochi di maggioranza mi disturba un po' il fatto, no, che ci sia, il fatto che sia una maggioranza che tu
tendi a perdere tutto quando ti sorpassano. Invece quello, per esempio, è un gioco di maggioranze continue, mi piaceva di più come struttura. Però sì, ecco, però siccome aveva un aspetto un po' particolare, quella sembra un mini wargame, le cose tutto quanto, potrebbe essere un po' confuso. Secondo me non è neanche un ibrido, è un German molto ambientato, cioè una cosa in cui che c'ha molto trasporto. Poi devo dire, lì l'editore ha reso molto bene l'ambientazione, l'ha caratterizzata molto, e questo sicuramente ha aiutato, insomma. Guarda, la prima volta che l'ho visto, il paragone che mi è venuto in mente è quello con Sight, nel senso che è un gioco che alla fine è puramente un German, è un gestionale di risorse, ha questa shell che gli dà questa aura di American, ma che in realtà American non è, che però spero che valga anche per il tuo, è stato quello che ha reso il suo grande successo, no? Cioè è riuscito a combinare un po' questi due mondi e a tirare verso il German persone che normalmente non sono proprio, come posso dire, usuali fruitori del genere, insomma. Sì. Beh, certo, il paragone con Shite mi imbarazza un po', perché è uno dei miei giochi preferiti, poi è un super gioco, quindi... Ce l'ho qua dietro. No, infatti lo vedevo. Tra l'altro vedo anche altri dei miei giochi preferiti, perché anche Specie Dominanti è un gioco che mi piace molto, quindi... No, ti voglio dire, per esempio, su Shite è proprio un programma, cioè è stato proprio un programma fare le cose così. A me, per esempio, è un dettaglio, però a me piaceva molto quello che ha fatto l'autore di dire: i pezzi di legno sono la parte German del gioco, i pezzi di plastica sono la parte, diciamo, American, se vogliamo, o comunque la parte di conflitto. Ecco, quella per esempio, secondo me, è stata una chicca molto interessante. Ecco, questa secondo me è una cosa, un'annotazione più da autore che da giocatore, però la trovo bella, insomma, mi sembra un bel gesto, diciamo, di design, no? Cioè, parlare chiaro al giocatore e, in un certo senso, anche a un altro autore che ti guarda, dice, vedi, questa è un componente molto ben definito. Beh, poi lì l'amalgama è stata perfetta, anche se, insomma, lì il combattimento c'è, interazione diretta ci può stare. Però non è un'interazione che disturba per forza, secondo me, cioè alla fine ho visto persone vincere partite di Sight senza mai fare una battaglia. Sì. Ne ho viste anche perdere, però, per una battaglia, quindi insomma... Io faccio sempre così, faccio tutta la partita a stile German e sbaglio sempre il combattimento, evidentemente, perché quella cosa che dicevo prima è là la parte che mi funziona male. Manca. Senti, proprio parlando di idee, no? Mi ricordo che comunque tu, quando hai lavorato su Barrage, hai avuto un contatto diretto con la casa editrice e sul progetto hai avuto una sorta di controllo in parte, cosa che normalmente non avviene quasi mai per gli autori, cioè preparano un progetto, creano un gioco, lo danno alla casa editrice e poi... Non dico che ci pensano sempre loro, però quasi. Invece in questo caso tu avevi avuto comunque parte, sei stato parte integrante del progetto dall'inizio alla fine del Kickstarter. E con Dei ti sei comportato nella stessa maniera o ci sono state delle differenze? Così, visto allora, che comunque tu sei un atipico, nel senso che hai fatto due Kickstarter, cosa che per un autore alle prime armi, iniziare con due Kickstarter deve essere stato qualcosa di terribile. No, è stato terribile, nel senso che da una parte io non sono un grande fan del Kickstarter in generale, cioè ne capisco, mi piace, mi entusiasma, cioè mi sono divertito, mi piace anche seguire magari le campagne di cose così, però non sono un grandissimo fan, non è che ho comprato grandi cose e quindi ho sofferto in tutte e due le campagne per certi versi. Per quella di Barrage un po' perché il gioco in teoria poteva uscire anche per un canale normale, invece è stato un po' anche un esperimento che poi ha portato nel bene e nel male, è andato bene alla fine, perché anche le cose, i problemi che ci sono stati, poi per fortuna sono rientrati, hanno fatto anche parlare per certi versi del gioco e via dicendo. Lì sono stato molto fortunato a lavorare con la Cranio, perché essendo una casa editrice italiana e essendo, diciamo, il coautore del gioco, anche lo sviluppatore della Crane, insomma, poi anche un amico, insomma, quindi abbiamo lavorato in qualche modo molto bene sia le fasi di progettazione sia le fasi di sviluppo. Ecco, possiamo dire che noi abbiamo fatto design e sviluppo tutto quanto insieme. Questa è stata una cosa per me importantissima, molto formativa. Purtroppo è una cosa rara, come dicevi te. Sono contentissimo invece per me è andata così, perché mi ha aiutato molto e poi rientra un po' nelle mie corde, perché insomma io diciamo di informazione sono architetto, quindi a me piace molto l'idea di avere sotto controllo l'intero processo
processo coltivo, non dico sotto controllo nel senso che devo farlo, ma almeno vederlo, cioè pensare le cose dall'inizio alla fine come devono essere. Quindi aver potuto sperimentare anche la fase di progettazione, la fase di sviluppo, la campagna stessa, ma anche il post, perché tuttora sto seguendo, diciamo, le cose su BGG o i futuri programmi su Barrage e via dicendo, li stiamo continuando a seguire, quindi sono contento di aver fatto questa esperienza completa. Con Day, diciamo, è stato leggermente diverso, nel senso che diciamo, l'editore è molto specializzato invece nel Kickstarter, bravissimo, molto capace nella comunicazione, come dicevamo prima, ha creato un'ambientazione estremamente efficace, molto accattivante, quindi è stato, diciamo, ci ha messo moltissimo da quel punto di vista nel rapporto anche con i Bakers e via dicendo. E per me è stata un'esperienza un po' nuova, diciamo, dover seguire la linea, diciamo, questa linea anche nella creazione del Kickstarter, perché ovviamente abbiamo dovuto creare molti contenuti specifici per il Kickstarter, e questo, diciamo, è un bel banco di prova per un autore, perché non è semplicissimo riuscire a progettare in maniera modulare, in modo che tutti gli oggetti poi possano comunque funzionare nelle varie combinazioni. Noi addirittura abbiamo avuto due campagne, poi per un certo verso, perché dopo la prima se ne è stata fatta una seconda, diciamo, aggiustando il tiro, e quindi anche soltanto passando la prima alla seconda, alcune cose sono state cambiate, ci sono stati alcuni elementi. Tra l'altro alcune cose, diciamo, ovviamente devono essere anche sistemate proprio a valle della campagna, proprio per, diciamo, far riquadrare tutto quanto il cerchio. Quindi sì, diciamo che qui è stato meno... paradossalmente ho seguito di meno qui questo aspetto, perché c'era molta, molta azione da parte dell'editore su questo elemento, e poi, diciamo, mi sto occupando tuttora della parte, diciamo, di... del post. Refix completo dell'elemento, insomma. Quindi speriamo che venga tutto quanto molto bene, sono sicuro, spero proprio di sì, e sono confidente, quindi... Guarda, mi viene un aggancio su una cosa che ho sentito ultimamente. Durante la quarantena, sai, fai 2000 cose, tra le quali ho seguito un corso di scrittura creativa tenuto da un autore di libri fantasy che mi piace online, e lui dice che gli autori vengono definiti e divisi in due categorie, gli autori fantasy da lui, e sono i giardinieri e gli architetti. Il giardiniere è quello che butta un'idea sul libro, inizia a scrivere e poi il libro va da sé, cioè viene mano a mano. Invece l'architetto è quello che struttura tutto, personaggi, relazioni interpersonali, dove inizia, dove finisce, e mano a mano si scrive i capitoli. Allora penso, questa cosa secondo te può essere applicata agli autori di giochi da tavolo? Cioè, tu probabilmente sì, sarai un architetto, ma credi che esistano giardinieri e architetti anche negli autori di giochi da tavolo? Sì, mi sembra una buona, insomma, una cosa applicabile, diciamo, non trasponibile esattamente in questo modo, ma sicuramente avendo visto vari processi creativi di giochi, anche di autori già affermati, oltre che di autori esordienti, ogni autore ha un po' il suo genere, però si vede chiaramente, diciamo, che ci sono alcuni autori che tendono a mettere, diciamo, a buttare in avanti le idee cercando di provarle, poi vedere, raffinare, lavorare, e altri che sono invece un po' più inquadrati, più precisi. Che so, te ne cito uno, Virginio Gigli è una persona assolutamente più precisa, diciamo, nel modo di lavorare. Anzi, lui ha proprio un metodo invidiabile, tra l'altro, perché è un metodo che ovviamente funziona molto bene e che, diciamo, gli permette di impostare un gioco fin dalla prima volta in cui lo proviamo nella sua forma quasi completa. Io sono molto ammirato da questo modo di lavorare. Lui riesce a vedere l'intero gioco, magari poi il gioco viene comunque stravolto, però è il primo prototipo, diciamo, di un gioco, è già una un forma gioco quasi finita, insomma. È una forma paradossalmente quasi finita, perché vabbè, quello ovviamente viene anche dal fatto di avere acquisito degli strumenti molto precisi che ti permettono in quel caso di fare bene quel tipo di gioco, anche perché poi Virginio per esempio è specializzato in un certo tipo di giochi. Altri autori invece tendono un po' a buttare l'idea in avanti e magari vedere anche là per là cosa viene dal test, dalle cose, dal brainstorming. Ma mi sembrano due approcci comunque assolutamente plausibili, e penso che sia il massimo riuscire a averli entrambi. Cioè riuscire a essere fresco nelle idee, buttare in avanti le idee, però poi una volta che l'idea si consolida, riuscire a inquadrarla in un percorso, diciamo, in un quadro completo. Sicuramente comunque sì, sono più architetto che giardiniere.
Allora, senti, un'altra domanda che mi viene è questa. So che tu lavori in un ufficio gare, no? Allora, la mia compagna ha lavorato per tanti anni in un ufficio gare e mi chiedeva com'è possibile una persona che ha lavorato in un ambiente così inquadrato, così poco creativo, che riesce ad essere così creativo tanto da creare un gioco da tavolo, da inventare qualcosa di nuovo. Allora ti chiedo, come fai nonostante il lavoro che fai giornalmente? Allora, guarda, innanzitutto bah, bisogna pure spiegare, perché non tutti magari sanno cos'è un ufficio gare, magari forse bisogna pure capire, perché io per esempio lavoro in un ufficio gare, prima lavoravo in un ufficio gare e facevo gare di infrastrutture, dighe per l'appunto, quindi insomma da qua si capisce qualche cosa, e adesso lavoro per una impresa che invece fa edilizia, diciamo, standard, insomma così. Però ecco, per esempio, per questo tipo di approccio, io paradossalmente invece lo vedo molto creativo, nel senso che per come vivo io, diciamo, una gara, è un periodo molto stretto di tempo in cui tu gestisci delle risorse per cercare di vincere. E questa cosa Sistema, quindi. a me mi ricorda un gioco. Io vivo questa cosa, diciamo, è esattamente il contrario. Cioè, posso dire che mi aiuta di più il gioco nel lavoro che il contrario. Cioè, nel senso, io faccio il lavoro in maniera abbastanza creativa. Perché secondo me ci sono delle dinamiche che assomigliano molto agli aspetti di un gioco, ma non è un caso, infatti, che diciamo, una delle idee di Barrage venisse poi da un'esperienza di studio di una gara, cioè nel senso studiando come si fa a costruire questo elemento in questo tempo, ottimizzando le risorse, via dicendo. Ma questo potrebbe essere benissimo un gioco, e poi lo è diventato, insomma. Quindi non vedo incompatibilità, anzi mi sembra. Poi magari ci sono degli uffici gare che magari fanno cose un po' più burocratiche, allora sì, no, magari quello può essere più noioso. Per fortuna, diciamo, da questo punto di vista, posso dire che ho un approccio creativo anche su quel lato. Ok, senti, in chiusura ti faccio delle domande che ho chiesto ai miei clienti di darmi qualche domanda da farti. E ti riporto due che sono poi quelle che più sono arrivate. Allora, una è se ci sarà un'espansione di Barrage, se è prevista, se ci stai lavorando, perché in parecchi hanno amato il tuo gioco, come abbiamo visto dalla vittoria del Goblin Magnifico e dai premi che sono arrivati, anzi, complimenti. E Grazie. quindi vogliamo sapere, ci sarà un'espansione di Barrage in futuro o ci state lavorando? Guarda, diciamo, ovviamente a livello editoriale non dipende da me. Come Ovviamente. design ti posso dire che abbiamo lavorato su alcune cose. Quindi sicuramente abbiamo lavorato un po' sulla possibilità di avere altre cose, tipo altre mappe, anche perché lo hanno chiesto, diciamo, anche un po' nel post campagna o su BGG, e poi chiaramente, sai, insomma, avendo lavorato molto a quel gioco, ci sono tante idee, tanti elementi che abbiamo in qualche modo o messo da parte o scartato, oppure abbiamo ipotizzato di poter utilizzare successivamente. Quindi, diciamo, materiale per poter lavorare su un'espansione ce n'è, mettiamola così. Poi come e quando non dipende esclusivamente da me. Ovviamente. La seconda domanda che mi è stata posta è questa, e non so se lo sai, ma in questo periodo molte persone giocano al tuo gioco con l'automa, anche perché trovandosi a casa, no? Capita spesso di volerlo comunque giocare, ma di poterlo giocare soltanto con l'automa. E molti mi hanno detto che l'automa non dà abbastanza difficoltà. Allora mi chiedono di proporti di fare un automa più complicato. È possibile secondo te questa cosa? Com'è stato il lavoro sull'automa? Anche perché è una cosa che è nuova, diciamo, nel senso che prima c'era la modalità in solitario, ma non c'era un vero automa, c'è cioè qualcuno che ti giocava contro. Guarda, l'automa di Barrage è stata una grossa sfida, nel senso io quando abbiamo deciso in qualche modo di implementare una versione diciamo in solitario, un po' diciamo mi sono messo in prima linea sul discorso, no, però vorrei a questo punto, se deve essere una versione in solitario, preferirei che fosse un automa, nel senso preferirei di fare un sistema proprio di gioco e non soltanto qualcosa che. Però mentre dicevo questa cosa dicevo, niente, mi sono messo in un vicolo cieco perché è difficilissimo, come si fa, non si fa. Poi in realtà, siccome il gioco ha in sé alcune strutture un po' particolari, no? Come la ruota, come le risorse e tutto, paradossalmente diciamo, il sistema automa si è appoggiato abbastanza bene su quel meccanismo. E quindi, diciamo, sono soddisfatto di come è venuto.
Poi, siccome però volevamo anche limitare l'handling del gioco, no? Cioè evitare che ci fosse troppo smanettamento di risorse, cose o comunque cose da calcolare, abbiamo cercato di diciamo, asciugarlo il più possibile, anche se anche è rimasto comunque molto complesso, però per questo tipo di gioco secondo me ci può pure stare. Da cui la versione, quella tra virgolette normale dell'automa, perché poi abbiamo inserito diciamo, dei livelli di difficoltà. Adesso io non so quelli che ti hanno detto a che livello di difficoltà stanno giocando. Io non riesco a vincere sempre contro l'automa, diciamo, a livelli difficili. Ok. Quindi, allora, A quanto so, o sono troppo forti i giocatori. che è uno dei fan numero uno del tuo gioco, ogni volta c'è un post su gruppi di Facebook e non fa altro che scrivere compratelo, compratelo perché è bellissimo, prendetelo. E lui mi ha detto che alla modalità difficile non gli dà tanto filo da torcere. Si vede che in questo periodo l'ha giocato parecchio, quindi è Deve diventato aver giocato esperto nel batterlo. parecchio, perché quando l'abbiamo playtestato, il cattivissimo dottor Tesla, perché lo chiamavamo così, ci ha dato del filo da torcere. Adesso può anche darsi che, devo dire che per come è strutturato l'automa, è un automa che in effetti può, diciamo, ha i suoi momenti, cioè nel senso che siccome hai visto, è un sistema un po' modulare, insomma, anche progressivo, tende a recuperare, però sì, obiettivamente non ha una partita sempre lineare. A me questa è una cosa, tra l'altro, che da un certo punto di vista mi affascinava, cioè l'idea di fare un automa che fosse un po' stocastico, cioè non una cosa che diceva bene o male farà queste cose, no, cioè ha un range di azioni, però può anche fare cose, diciamo, non perfettamente logiche, però poi dopo si innestano in un programma, perché tende poi a sistemare. Quindi sì, può darsi che in certe partite dia meno soddisfazione. Per i più accaniti posso consigliare di usare due automi. Cioè, nel senso, diciamo, se uno vince facilmente, non so come fa, beato lui, perché io non ci riesco, vince facilmente contro l'automa a livello difficile o super difficile, mettere due automi può renderlo ancora più complessa la partita, perché diciamo, se anche uno dei due non fosse proprio nella sua giornata migliore, l'altro probabilmente farà il Allora glielo possibile. suggeriremo. E l'ultima domanda che ti pongo è se ci sono progetti futuri oltre all'uscita di Divide et Impera. Beh, sì, ce ne sono e ovviamente ce ne sono anche da prima, cioè nel senso che tu sai che siccome la È un produzione di un flusso gioco continuo. Deve essere un flusso continuo, quindi ci sono tante cose, diciamo, in sospeso. Dico in sospeso un po' perché in questo periodo non è semplicissimo progettare, specie come io stesso sto lavorando a molti giochi con altri autori. Per esempio, sto facendo un gioco con Nestore Mangone, sto facendo un gioco con Gabriele Osiello e sto facendo un gioco con Marco Pranzo. Quindi, insomma, c'ho praticamente tre giochi tutti quanti proprio. Quello con Marco Pranzo è quello che è più vicino, anzi, dal mio punto di vista è quasi finito. È un gioco di carte molto veloce, molto particolare e molto originale da questo punto di vista, che se dovesse funzionare sarei contento, perché sarebbe un genere completamente diverso Ok. da quello. Quindi ho grandi aspettative, speriamo bene. E gli altri due giochi sono invece più insomma, in linea con la tipologia di giochi, sia che fa Nestore, sia che faccio io, per quello che riguarda il gioco con Nestore. Un gioco di percorsi che forse tu hai visto in una delle No, idea ultime Gisi. Idea G, Non l'ho provato, però e l'ho visto sicuramente. devi provarlo la prossima volta, quando a fine quarantena Fine giocheremo quarantena. sicuramente. E anche quello con Gabriele, insomma, potrebbe venire bene. Anche quello è un tabellone modulare, che è una cosa che mi intriga molto, perché come a dei questi tabelloni, insomma, che si formano. Sono un po' ossessionato io da queste cose randomiche. Non so se ti ricordi, tanto per fare una cosa, tu ti ricorderai, perché hai visto il primo prototipo di Barrage, che Sì, all'epoca addirittura il tabellone era modulare. Non so se ti ricordi, assolutamente, me lo no? ricordo. Quindi c'era, esatto, quindi paradossalmente. E niente, poi c'ho anche qualche cosa che sto facendo da solo. Quelle, diciamo, per quelle là sono cose un po'. Cioè, uno è abbastanza avanti, è un gioco su un villaggio innevato. Un po' particolare, là sto cercando di inserire una meccanica un po' originale, e come tutte le meccaniche originali tende a non funzionare, quindi bisogna lavorarci C'è bisogno parecchio, di insomma. tempo. Esatto. Però, insomma, c'è tarda carne al fuoco, mettiamola così.
Va bene, allora poi sto lavorando su Barrage, perché comunque anche se il gioco è finito, anche soltanto seguire il gioco, seguire i commenti dei giocatori, migliorare l'automa che diventerà ancora più difficile, cioè insomma è tutto un lavoro anche su un gioco già edito nonostante tutto. Beh, anche soltanto rispondere a domande su Burgen Geek penso che potrebbe occupare tutta la settimana volendo, soprattutto sui giochi più seguiti questa cosa. Sì, è così. Poi io insomma mi ero un po' appassionato, poi adesso non posso più venire nemmeno perché ormai devo rispondere quando c'è. Quindi. Ma sono molto contento, una parte che mi piace molto del post-gioco, questo di poter diciamo discutere del gioco a posteriori. Insomma, sono comunque feedback importanti anche per poter migliorare, se non questo gioco, quello successivo. Insomma. Assolutamente, assolutamente. E allora, io ti ringrazio comunque per aver accettato questa intervista. Speriamo di vederci presto dopo la quarantena, magari in negozio o per un playtest da qualsiasi parte. Assolutamente. Un abbraccio e alla prossima. Un saluto. E saluto tutti e il prossimo appuntamento sarà con Virgilio e Flaminia, che anche loro hanno accettato gentilmente di fare un'intervista con me, e quindi ci vediamo tra una settimana con Virgilio e Flaminia. Ciao. Grandi. Ciao. Vi rinnovo l'appuntamento tutte le domeniche, ore 12, canale YouTube Il Quinto Elemento per Domeniche d'Autore. Ciao.